No, no, l'ho visto in altra occasione, sì. Taranto è presente anche oggi a Roma in difesa della Costituzione. In difesa della Costituzione anche per far rispettare la Costituzione per le persone che purtroppo muoiono sul lavoro, che vengono abbandonate da tutti. Noi vogliamo che la Costituzione sia rispettata in tutto e per tutto, come le leggi dello Stato, e non vorremmo che ci vedessimo altre morti sul lavoro per il guadagno del profitto. Sulla situazione dell'Ilva mi verrebbe da dire che non ci sono parole, invece le parole bisogna trovarle tutte, le parole per ridiprendere il diritto al lavoro e il diritto alla vita, sono due diritti che si coniugano, il ricatto o la vita o il lavoro è un ricatto aberrante, ed è aberrante perché in questo paese la Costituzione, siamo qui per quello, che al suo primo articolo dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, viene trasformata in carta straccia, basta un riva qualsiasi perché si possa, scusatemi la pessima espressione, pulire il sedere con la carta costituzionale e con le conseguenze che tutti a Taranto conoscete, non solo a Taranto. Allora se c'è qualcosa che va cambiato non è la Costituzione ma l'attitudine criminale della classe politica a non applicare la Costituzione. La redazione di Peacelink ti ringrazia. Grazie a voi, buon lavoro. Maurizio, sono Luciano Peacelink di Taranto, due parole su Ilva. Peacelink di Taranto, due parole su Ilva. Due parole su Ilva, che a Taranto è stata violata la Costituzione. Possiamo manifestare anche per questo oggi? Certo, la Costituzione prevede che quando c'è bisogno si possano anche sequestrare i beni pubblici, beni privati per farli diventare beni pubblici. Io penso, come è noto da tempo, che per risanare Ilva bisogna anche cambiare la proprietà e bisogna che ci sia un processo anche transitorio di presenza pubblica nella direzione dell'impresa. Ma a Taranto vi è metà della Costituzione non applicata, perché la tutela del diritto alla salute non può mai diventare lo strumento per cancellare quella che è la salvaguardia dell'ambiente di quella popolazione. E io non credo neanche alla contrapposizione tra ambiente e lavoro, perché se non c'è l'ambiente non c'è neanche il lavoro. E l'errore drammatico per 30 anni che a Taranto è stato fatto e l'hanno fatto anche i sindacati è quello di barattare i posti di lavoro con la tutela della salute. In quella direzione non solo si tradisce la Costituzione ma non si va da nessuna parte e alla fine perderai la salute e i posti di lavoro. Sì, anche per Taranto, dove come in altri luoghi della nostra Italia è stato commesso uno dei più terribili scempi che si possono fare non solo contro la Costituzione ma contro l'umanità, mettere in conflitto lavoro e salute, deliberatamente far lavorare degli esseri umani, donne e uomini, sapendo che questo ne avvelenerà la vita, la loro e quella dei loro figli. Questo è precipitare un paese nella più cieca e violenta barbarie. Questo è volere schiavitù, non libertà. Allora siamo qui da Peacelink, quindi è presente anche oggi in piazza. Peacelink è presente e anche il No War Roma. Siamo qui per dire che l'articolo 11 della Costituzione parla chiaro, l'Italia ripudia la guerra e questo vuol dire no alle basi militari e alla loro concessione per le guerre USA che si vuole fare nel Medio Oriente e in Africa, no alle installazioni di guerra come il MUOS, va fermata la costruzione del MUOS, no al rifinanziamento delle basi e delle missioni militari, è passato adesso ma che sia l'ultima volta, no alle alleanze di guerra. L'Italia deve passare da membro dell'ONU a partner dell'ONU senza obbligo di partecipare alle guerre e poi uscirne, no alle spese militari. C'è stato un aumento record nel 2013 delle spese militari eppure l'Italia non è in guerra. No alle F-35 che sono destinate per le guerre di conquista imperialista e non alla difesa dell'Italia.
e sì invece, sì al controllo effettivo della vendita delle armi, anzi con maggiori limiti, sì alla riconversione delle industrie belliche in industrie verdi sostenibili, sì alla bonifica delle terre devastate dai poligoni e dalle industrie delle armi, e non solo dalle industrie delle armi, anche delle industrie siderurgiche, sì alla denuclearizzazione dell'Italia, rimuovere le 200 testate nucleari che l'Italia ha per conto dell'USA, e sì al recupero del ruolo di protagonista della pace che l'Italia svolse durante gran parte del Rinascimento. Per esempio, per quanto riguarda la crisi siriana, l'Italia dovrebbe uscire dal gruppo degli autodefiniti amici della Siria, quelli che finanziano la guerra, e promuovere invece la conferenza di pace Ginevra 2. Si dice che se vuoi la pace devi preparare la pace. La pace va costruita. E voi cosa pensate di fare?